Ovviamente chiedo il fido a un ragazzo di 22 anni 8 milioni di lire. Stiamo parlando di 4 euro di fido. Eh? 4 mila euro. Ovviamente la banca, a un ragazzo di 22 anni che chiede un fido, che cosa chiede? Le garanzie. Mi ricordo ancora: dice no, ma non è che non ci fidiamo di te. Eh? Oh. Insomma, vado da mio babbo, grande lezione di umiltà. Ringrazio Dio che me l'hanno chiesto perché ho dovuto abbassare la cresta, andare da mio babbo e dire babbo. Ho bisogno. Madonna che potenza in un gesto del genere. Se tutti noi ci, ci rendessimo conto che abbiamo bisogno di tutti, sempre, che è vero che possiamo essere autonomi, ma abbiamo una totale interdipendenza ognuno con gli altri. Insomma, mio babbo mi firma e ricordo ancora che cosa mi dice. Ok, firmo, ma fa che non mi chiamino. Fa che non mi chiamino. Insomma, io inizio il mio servizio civile, va avanti, gli ultimi mesi si fanno un po' difficili, eh, vado sotto di qualche miliardo di euro, sforo il FIDO. E la banca inizia a chiamarmi. Devo dire che io non lo sapevo che c'era uno che faceva quel lavoro, io pensavo che cercassero proprio me. Dopo nel tempo ho scoperto che in banca tutti gli sconfini una volta a settimana ti chiamano e che tu devi solo rispondere. Se tu rispondi, ah, bene, sono fuori, perfetto, così applicate l'extrafido, guadagnate, dai, ti sto pagando lo stipendio anche oggi. Ma non avevo questa forza. Io vedevo questo numero e tremavo. Tutti i venerdì mattina mi chiamavano. Avevo aperto altri due conti, non so se io prendevo, facevo il prelievo con la carta di credito, versavo sul conto perché così guadagnavo 20 giorni di valuta. Allora c'erano gli assegni bancari, facevo l'assegno bancario dell'altra banca, guadagnavo tre giorni, di salvo buon fine. E mi sembrava, avete presenti quelli che fanno le tre carte: questo vince, questo perde, questo vince, questo perde. Con delle robe, con de, delle note che oh, Signore, fa che non chiamano mio babbo, fa che non chiamano mio babbo. Ma ho vissuto due mesi, tre mesi così in un panico totale e c'era sto cazzo di 0541 18 98 che mi inseguiva. Finisco il mio servizio civile. Era marzo del 99, 23 anni. Faccio un patto con me stesso, se qualcuno ha letto Network vincenti o anche conversazioni, lì faccio la cosa più potente che potete fare, che ogni, ogni essere umano può fare, il contratto con se stesso. Cioè faccio questo, dico ok Già, adesso cosa vuoi fare? E mi do sei mesi di tempo fino a fine anno a dire adesso io mi impegno davvero. Se sono capace bene, se non sono capace farò altro nella vita. Mi impegno. Quel dicembre, quell'anno guadagno 18 milioni di lire, 18 mila euro in un mese. Insomma, considerate che ho chiesto un fido del 4.000. E il 10 di febbraio arrivano le commissioni che avevo guadagnato, la parcella che avevo guadagnato. E ricordo come fosse adesso, quella mattina che arriva il bonifico, io prendo il mio telefono, 0541 60 18 98. Chiamo, mi risponde il responsabile Fidi, dall'altra parte, si chiamava Alvio. Dico, Alvio, sì, eh? E mi guardi un attimo, è arrivato un bonifico? sì, da quant'è? 18.358.000 lire me lo ricordo, bene ah grazie dopo 10 minuti 0541, 60, 18 90. Alvio sì, mi puoi passare Alvio? sì, Alvio una cortesia è arrivato un bonifico? sì da quant'è? 17.358.000 lire grazie dopo 10 minuti 0541, la terza volta che chiamo in 20 minuti, lui dice ma scusa ma, ma perché chiami ogni 10 minuti? Il bonifico è arrivato, dico aspetta aspetta aspetta, voi per 4.000 euro mi chiamate tutte le settimane, io, tu pensi che per 18 milioni io non ti chiamo ogni 10 minuti?